rendiamo conto che alcuni testi siano più semplici rispetto ad altri, perché sempre come dicevamo prima, la scrittura non deve essere necessariamente un esercizio di stile, ma almeno per quanto mi riguarda, sono d'accordo con quello che avete detto voi, deve venire da dentro e deve saper comunicare qualcosa a qualcuno, deve arrivare a più persone possibili. Amica è la sedia a rotelle di Martina, la dedicata appunto alla sedia a rotelle. Poi abbiamo Marta, che purtroppo tra l'altro ha perso il padre improvvisamente da poco, ma lei ha una forza che le deriva da quello che scrive. Non so se voi... No, non ti preoccupare. Questo è lui. Caro foglio, chissà da dove vieni e perché mi sei capitato tra le mani. È un periodo in cui voglio risposte, porgo tanti interrogativi alla gente, a me. Progetto, definisco obiettivi per me, per le persone che amo. Sì, penso tu stia pensando che dovrei vivere con più leggerezza. Mi sento una persona leggera, ma non sto vivendo con leggerezza. La testa è sempre piena di idee, pensieri, obiettivi. Si può dire che la parola d'ordine per me sia obiettivi. Ha un bel suono, mi piace molto, ma sono consapevole che la vita non è fatta solo di quelli. Ed è proprio questo l'interrogativo che porgo a me stessa. Voglio cercare quello che c'è oltre, assaporare le difficoltà, cogliere le sconfitte, cambiare strada se serve, allungarla se è così che deve andare. Vivere al di là della pianificazione non è cosa facile. Voglio provare a stare come le foglie, quelle a cui assomigli tu, osservare e stare. Questa è la storia di Emi, che potrà chiamarsi Emily o Emilia o Emily. Una bimba non ancora nata, ma fortemente voluta, sognata, desiderata. Chissà quando nascerà. Mamma e papà dovranno scegliere e decidere insieme di essere pronti a diventare genitori, anche se, a quanto pare, non lo si è mai. Ogni tanto ne parlano, è da molto che ci conosciamo, viviamo insieme e ci amiamo. Penso tu sarai un bravissimo genitore, lo vedo dai tuoi gesti, quando sei con dei bambini e i tuoi occhi brillano e io ti guardo trasognata. L'altro sorride, si gratta la testa e se ne tira fuori. Poche parole. Sicuramente arriverà l'ora. Forse adesso è un po' presto, ma entrambi abbiamo voglia di diventare mamma e papà e ho tanta voglia anche io di diventarlo. Questi futuri genitori si prendono per mano, stringendosi e avvicinando i loro cuori che battono forte, schiacciando i piedi sulla terra, morbida e fresca. È una e forse l'unica emozione che penso ognuno di voi descriverebbe con un urlo, a voce alta, forti movimenti del corpo e colori. Per me invece la rabbia è freddo, è ponderata, faccio fatica a viverla in modo spontaneo. E forse è la paura di lei, la paura di far male a qualcuno, ma proprio perché è rabbia e non volontà, non ragionamento, non razionalità che dovrebbe essere vissuta da animale. So essere animale? Si vede e non si vede, ma c'è sempre, è la mia presenza. Ci sono gli altri, tanti, diversi, interessanti, li leggo, sorrido, ballo, andiamo insieme. Il tempo passa, scompare. Marta era una ragazza un po' rigida, appunto aveva gli obiettivi, era molto schematica, però ha espresso, come avete letto, avete sentito, grazie tra l'altro, il suo desiderio di diventare madre. Questo la sta facendo cambiare di giorno in giorno. Poi abbiamo Sumia, che è l'autrice del disegno, appunto, in copertina, signora grande, emigrata tempo fa dall'Egitto, che si rivolge direttamente al sindaco di Milano, perché abbiamo anche la lotta per i diritti, ovviamente, no? E quindi Sumia è stata la nostra battagliera.